un nuovo appuntamento con La Voce del Consiglio, la trasmissione istituzionale a cura della redazione di RTV 38 che si occupa dei principali temi trattati dall'Assemblea Toscana. In primo piano quest'oggi il conflitto tra Israele e Hamas, con il Consiglio regionale che ha approvato all'unanimità una mozione per chiedere il cessate il fuoco sulla striscia di Gaza. Vediamo. Approvata all'unanimità dal Consiglio regionale una mozione per il cessate il fuoco immediato della guerra nella striscia di Gaza. L'atto, presentato dalla consigliera del Movimento 5 Stelle Silvia Noferi ed emendato da Francesco Gazzetti del Partito Democratico, impegna il Presidente e la Giunta Toscana, nello spirito dell'articolo 11 della Costituzione, a chiedere al Governo, con la massima determinazione, di intraprendere tutte le iniziative utili ad attuare un processo di pace che preveda la liberazione degli ostaggi e il ripristino delle condizioni che consentano alla popolazione civile di Gaza di ricevere tutti gli aiuti umanitari necessari. Come gruppo del Partito Democratico abbiamo approvato con convinzione questa mozione che è stata presentata inizialmente a prima firma dalla consigliera del Movimento 5 Stelle Noferi, che ringraziamo anche perché ha accettato dei nostri emendamenti. Uno di questi evidenzia con forza e con nettezza la condanna del Consiglio regionale rispetto alla strage perpetrata dai terroristi di Hamas a ottobre, e al tempo stesso nell'impegnativa si mette in evidenza la necessità di una richiesta di un cessate il fuoco immediato, il rilascio degli ostaggi e poi anche mettere in atto tutte le possibili azioni per la salvaguardia ovviamente della popolazione civile nella striscia di Gaza. Questi sono i temi forti al centro di questa mozione che il Partito Democratico, così come emendata, ha votato, e l'Aula ha deciso di approvare questa mozione all'unanimità. È un messaggio importante, riteniamo, che parte dalla Toscana. Abbiamo finalmente discusso e approvato questa mozione che avevamo presentato più di un mese fa. Ringrazio anch'io il Partito Democratico nella figura del consigliere Gazzetti, che ha fatto da pontiere per trovare un testo che fosse condivisibile, e infatti ho accettato i suoi emendamenti proprio per trovare un testo il più scarno possibile che però ci trovasse tutti d'accordo, perché le immagini di dolore e di disperazione che arrivano da quelle zone sono veramente terribili, e ritenevo giusto che il Consiglio regionale della Toscana si esprimesse al riguardo. Ricordo che avevamo già approvato una mozione di condanna dei fatti del 7 di ottobre, che ovviamente sono atti terroristici, però nello stesso tempo era giusto dare un segnale e una presa di posizione anche su quanto sta accadendo a Gaza. Siamo oltre 30.000 morti, la maggior parte bambini, migliaia di orfani, di feriti, strutture civili distrutte. Io credo che veramente bisognerebbe trovare il coraggio di fermarsi, perché a volte la pace nasce dal coraggio. Per fortuna il Consiglio regionale non si è diviso su questa questione, anzi ha in maniera unanime unito la propria voce a tutti coloro che chiedono una risoluzione per quello che sta accadendo in Medio Oriente. La risoluzione, ovviamente, per quanto ci riguarda, è soltanto un invito, perché il Consiglio regionale ovviamente non dipende dal Consiglio regionale il cessate il fuoco in Palestina, ma da oggi in poi anche il Consiglio regionale della Toscana ha unito la propria voce a chi chiede un immediato cessate il fuoco, una liberazione degli ostaggi israeliani che ancora oggi stanno tra le grinfie dei terroristi di Hamas, e la possibilità che arrivino a Gaza tutti gli aiuti umanitari che, viva Dio, da tutte le parti del mondo ci stiamo attrezzando per portare alla popolazione palestinese. Anche la Toscana quindi chiede questo, e lo chiede per fortuna in maniera unanime. È evidente che Israele ha diritto e dovere di esistere. La Palestina è uno Stato che ha il diritto e il dovere di esistere, deve essere riconosciuto. Serve
di riconoscersi tutti quanti nel messaggio del Papa, che chiede un cessate il fuoco, che chiede la capacità alla politica di negoziare, che chiede la capacità di potersi mettere a sedere, e serve uno scatto ulteriore dell'Europa come soggetto in grado di mediare. Serve dare una mano a quelle popolazioni islamiche che sono riformiste, che provano a costruire anche nei loro territori una stagione di pace. Serve una stagione di pace in Medio Oriente, così come serve una stagione di pace in Europa, e serve un'Europa più forte, in grado di costruire un punto di mediazione e di incontro. Quando muore una persona o viene violentata un'altra, non è che si tratta di israeliani o di palestinesi, si tratta comunque di persone. E quindi io credo che quando un bambino muore, come quello che sta succedendo, quando una persona viene violentata, viene uccisa o viene sequestrata, è comunque una sconfitta dell'umanità e della nostra società, e di chiunque di noi ha un ruolo di carattere istituzionale. Quindi bene che dalla Toscana parta un messaggio forte, un appello al cessate il fuoco, al rispetto reciproco e alla pace. In Consiglio regionale un altro tema di ampio dibattito è stato quello relativo alla legge regionale sull'urbanistica, la cosiddetta legge Marzon. Sono infatti arrivate nuove modifiche, contestate però in gran parte dalle opposizioni. Semplificare le modalità di svolgimento della conferenza di copianificazione per la formazione degli strumenti urbanistici locali, riallineare la normativa regionale a quella statale sui titoli edilizi per gli interventi di ristrutturazione edilizia, aggiornare il regime sanzionatorio e porre le basi normative per una futura attività di monitoraggio del fenomeno dell'abusivismo edilizio. Sono le principali novità introdotte dalla proposta di legge che modifica la cosiddetta legge Marzon sul governo del territorio, approvata a maggioranza dal Consiglio regionale. Tra le novità anche l'adeguamento della norma regionale al testo unico dell'edilizia. La legge Marzon è una legge che mira a salvaguardare il territorio, che mira a ridurre il consumo di suolo, e quindi è una legge opportuna. Che la si adegui frequentemente è un segno di aggiornarla, di semplificare le procedure, di snellire la vita dei comuni e di adeguarsi a un contesto mutato. Con l'intervento di oggi noi facciamo due cose sostanzialmente: alleggeriamo la procedura per la formazione dei piani strutturali dei comuni e adeguiamo le norme che provengono dal testo unico dell'edilizia, favorendo la ricostruzione, favorendo la ristrutturazione e il recupero dei fabbricati. Come Commissione siamo intervenuti anche per accentuare le semplificazioni nel tema, per esempio, del recupero delle acque, favorendo l'insediamento di cisterne anche nell'attività agricola amatoriale senza titolo edilizio. Abbiamo semplificato anche per i nostri agricoltori la permanenza e la costruzione delle serre, che sono tanto necessarie per l'attività agricola da parte dei nostri vivaisti e dei nostri agricoltori. Quindi un intervento che mira alla semplificazione e che, lasciando fermi i principi della legge, di cui abbiamo ovviamente bisogno. Il Partito Democratico per l'ennesima volta ha portato una mini modifica alla legge urbanistica, la famosa Marzon, la 6514, che conoscono bene i professionisti e i tanti operatori anche del diritto che si trovano all'interno dei comuni. Hanno portato alcune semplificazioni, togliendo cioè la conferenza di copianificazione per alcune ipotesi, cioè quella conferenza che mette allo stesso tavolo i comuni e la regione per trovare una quadratura dello sviluppo del territorio. Ma si sono dimenticati, come noi avevamo suggerito e ci hanno bocciato gli emendamenti in commissione, di semplificare anche i termini per la pianificazione, perché i comuni, che hanno sempre maggiori difficoltà di personale e di risorse ad acquisire, anche necessarie ad acquisire, consulenze esterne, spesso e volentieri vanno oltre i termini molto stretti dei 3 anni per fare il piano strutturale e il piano operativo, perché in Toscana, a differenza che in altre regioni, si è voluto mantenere la doppia pianificazione, e questo comporta grandi e gravosi procedimenti che mettono a repentaglio lo sviluppo del territorio e attraverso il regime cosiddetto di salvaguardia, quando si superano i 3 anni, provocano il blocco dell'attività edilizia con un doppio danno, cioè i comuni non incassano gli oneri di urbanizzazione e le opere pubbliche che sono connesse a tanti piani attuativi, e i cittadini e le imprese non lavorano e non costruiscono quello di cui hanno bisogno. Siamo alla 92esima modifica della legge sull'urbanistica regionale in 10 anni. Sono circa 10 modifiche
l'anno, circa uno il mese, e si continua a non capire che questa legge andrebbe buttata nel cestino e rifatta. Ma in realtà chi contesta la legge Marzon del 2014, e magari era proprio in consiglio e magari era anche presidente della Commissione Territorio e Ambiente, oggi evidentemente ha una visione diversa, ma governava il PD allora come governa il PD oggi. Noi sulle semplificazioni di questa legge ci siamo sempre astenuti, crediamo, e anche questa volta l'abbiamo fatto, crediamo che una semplificazione serva, ma una semplificazione vera, e non queste continue modifiche che poi creano molto disagio soprattutto all'interno degli uffici tecnici dei comuni e dei nostri amministratori, che magari poi si trovano a dover fronteggiare innumerevoli controversie con altri enti e anche con privati. Nella mancata chiarezza della legge 65, che è stata più volte cambiata, modificata, non siamo riusciti a raggiungere ancora un testo che possa essere perfettamente comprensibile, ma soprattutto perfettamente utilizzabile, perché credo che sia importantissimo un coinvolgimento degli operatori e dei tecnici che devono poi mettere in atto queste questioni. Per cui sicuramente qualche cosa di buono c'è, perché anche il cercare di semplificare un pochino tutto quello che è l'iter autorizzativo è importante e sicuramente va nella direzione giusta, ma credo che se non abbiamo chiaro noi ciò che vogliamo raggiungere, ancora più difficile lo sarà per coloro che devono metterla in pratica. E in Palazzo del Pegaso c'è stata anche la consegna di una targa speciale come riconoscimento per l'atleta camaiorese Bambi Beccattini, che è riuscita nell'impresa di superare la propria disabilità attraverso lo sport e ad ottenere tanti successi. Vediamo. L'atleta azzurra della ginnastica ritmica Bambi Beccattini, affetta da sindrome di Down, è stata premiata in Palazzo del Pegaso con una targa per i successi ottenuti alla Special Olympics Game di Berlino lo scorso giugno. La campionessa di Camaiore, rispondendo alle domande che le sono state rivolte dal presidente dell'Assemblea Toscana, Antonio Mazzeo, ha affermato di avere una grande passione per lo sport e di essersi emozionata per i risultati raggiunti, ma l'obiettivo per il futuro è quello di vincere ancora. Siamo orgogliosi di poter premiare oggi Bambi, simbolo di forza, di coraggio, di impegno. Un grande orgoglio per la Toscana, speriamo che tu possa portare sempre più in alto il nome della nostra regione. Il tuo messaggio di speranza a tante ragazze e a tanti ragazzi, che bisogna sempre crederci, che bisogna sempre provarci, che con l'impegno, la passione, la forza, la determinazione è possibile raggiungere ogni risultato. E io, a nome di tutti i colleghi, i consiglieri regionali, ti faccio un grande in bocca al lupo per le prossime sfide. Noi ti seguiremo sempre e vogliamo che vinci ancora più gare e porti in alto. Poi ti regalerò una bella bandiera della Toscana sul tetto del mondo. Questi dunque tutti gli argomenti dell'edizione odierna della Voce del Consiglio. L'appuntamento con la trasmissione sulle attività legate all'Assemblea Toscana e alle sedute del Consiglio regionale torna ovviamente su RTV 38 la prossima settimana. Grazie per averci seguito e buon proseguimento. Arrivederci.